Uomini e donne, Tina Cipollari asfalta Mario Cusitore. La tua parola non vale niente. E veniamo adesso ad analizzare quanto accaduto ieri nella puntata del Trono Classico che riguarda Ida Platano e ovviamente Mario Cusitore. Nel video del post puntata, Ida Platano ha raggiunto Mario Cusitore in camerino e insiste nel chiedergli il cognome della misteriosa ragazza sua amica. Il corteggiatore, però, si infuria e rifiuta di darle il nome della sua amica, arrivando a dichiarare che è stufo di questa situazione e che se Ida non gli chiede, allora, lui preferisce andarsene. Ed è così che si salutano. In studio, Ida Platano è assente, mentre sono presenti Mario e Pierpaolo Siano. I due si siedono al centro studio e Maria De Filippi svela che c'è un filmato per tutti e due da parte della tronista. Nel video, Ida ammette che è stanca e non ce la fa più a fidarsi di Mario, dopo tutte le segnalazioni che ha ricevuto. Vista questa mancanza di certezze, la tronista ha deciso di non presentarsi in puntata, anche perché ritiene che non sia giusto che il corteggiatore le dia delle colpe, quando è sempre tutto colpa sua. Ida ammette che non sa come andare avanti. Invece, su Pierpaolo dichiara che non ha apprezzato alcune dichiarazioni sulle sue precedenti relazioni e che anche durante l'ultimo ballo il corteggiatore l'ha di nuovo rimproverata per essere troppo credulona. Ida afferma che anche con lui non sa più come proseguire. La conduttrice del dating show di Canale 5 ribadisce che la tronista è in camerino, ma che non vuole entrare e Pierpaolo chiede se può raggiungerla e parlare con lei. Nel frattempo, Tina Cipollari attacca Mario Cusitore, dandogli tutta la colpa per la situazione. Il corteggiatore non si è voluto discolpare ed è stato necessario coinvolgere terze persone, perché le prove di Mario erano palesemente false. L'opinionista sottolinea che il legame con questa donna misteriosa non è plausibile, visto che lui non conosce il cognome della sua amica né che se non vuole svelarlo è perché così facendo verrebbe fuori la verità. Mario ribatte che è da poco tempo che la conosce e che ha girato dei vocali della ragazza alla redazione, per provare la sua buona fede, ma continua a non dire il suo cognome. Tina, stufa di questo suo atteggiamento, gli dice che la sua parola non vale niente e che sta continuando a dire bugie e fandonie approfittandosi di Ida e dei suoi sentimenti. A queste parole, Mario si infervora e dice che non farebbe mai una cosa del genere, ma l'opinionista è implacabile con lui. Anche Gianni Sperti lo attacca e i due insistono sulla colpevolezza di Mario, elogiando invece Pierpaolo che ha lasciato lo studio per andare da Ida e provare a convincerla a tornare in trasmissione. Pierpaolo afferma che, però, dato ciò che ha visto, è evidente che Ida ha maggior interesse per Mario e che evidentemente ciò che ha fatto e detto per la tronista non ha alcun valore. Interviene Gemma Galgani che rimprovera entrambi i corteggiatori, dicendo loro che hanno portato Ida Platano all'esasperazione e l'hanno spinta a non volersi presentare in puntata. La dama del trono Over inveisce e difende Ida, con cui ha un rapporto di amicizia molto stretto, avendo da ridire sia su Pierpaolo perché le ha detto delle cose orribili, ma anche verso Mario che ha avuto un comportamento vergognoso. Gianni anche sottolinea che Mario si lamenta di non essere creduto, ma che fino all'altro giorno sono arrivate delle chat su di lui che si sono poi rivelate vere e che in questa situazione la sua innocenza non è stata provata. Alla fine, Maria De Filippi chiede ai corteggiatori di uscire, visto che Ida non rientrerà e sembra sempre più certo l'addio al programma.